tutti gli amici di TechZilla, siamo qui allo stand Sony con tablet Z2, appena annunciato, un dispositivo che riprende le linee del nuovo Z2 smartphone, che ne riprende la connettività NFC con tanti accessori davvero utili. Vi parlo subito delle specifiche che sono davvero interessanti, vi faccio vedere anche il resto del tablet. Qui abbiamo l'ingresso micro SD, la porta infrarossi, il primo microfono principale. Tutto questo bordo è in alluminio, qui il pulitissimo tutto il lato di sinistra. Per quanto riguarda l'inferiore abbiamo solamente gli ingressi per la dock e l'ingresso audio da 3,5. Per quanto riguarda invece questo lato abbiamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Andiamo sul posteriore, faccio vedere la fotocamera da 8 megapixel, qui abbiamo il logo NFC ed infine il logo Sony. Per quanto riguarda il frontale, c'è il grande display da 10.1 pollici 1280x1200 pixel, è un trilumos, quindi gli angoli di visuale finalmente sui Sony sono davvero molto buoni. Abbiamo una fotocamera frontale da 2 megapixel e parlando di processore abbiamo il nuovo Qualcomm Snapdragon 801 con una RAM pari a 3 GB, la memoria interna è da 16 GB espandibile con micro SD, ovviamente un tablet che resiste ad acqua e polvere, abbiamo la certificazione IP55 e IP58, non vi ho parlato di batteria, abbiamo una grande batteria da 6000 mAh. Sempre qui allo stand Sony col tablet Z2 vi vogliamo mostrare un po' come si muove la nuova interfaccia di Sony studiata per tablet. Qui abbiamo i toggle rapidi, qui invece abbiamo tutte le nostre notifiche, ovviamente tutti i widget di Sony, ci ricordiamo sempre la bellezza di questa interfaccia. Vi faccio vedere un po' il display che ci hanno assicurato essere davvero incredibile, usiamo sempre l'applicazione album, la fotografia come vedete è davvero molto molto definita, stiamo parlando di una risoluzione di 1280x1200 pixel. Gli angoli di visuale ve li faccio vedere di nuovo, perché l'anno scorso Sony è stata davvero criticata per questo, per il display Trilumos è davvero stupendo. Proviamo a sentire anche l'audio di questo dispositivo, ma qui non è, abbiamo collegato l'accessorio NFC, quindi non è l'audio che esce dal dispositivo ma da questa cassa. Un audio davvero molto forte e chiaro. Vi faccio vedere anche l'interfaccia della fotocamera. Proviamo anche a scattare una foto. Messa a fuoco rapida, proviamo se c'è la raffica. No, non c'è. Qui ci sono tutte le impostazioni della fotocamera e della videocamera. E qui abbiamo tutte le grandi impostazioni di Sony, come per esempio il background e focus, che ci consente di scattare, come vedete, scatta varie fotografie in modo da poter cambiare, in questo caso ci dà errore, lo sfondo e renderlo sfocato a nostro piacimento. Come vedete c'è l'applicazione PlayStation Mobile, quindi tutte le integrazioni con il mondo Sony sono garantite. Qui abbiamo tutte le applicazioni ed infine vi faccio vedere anche la versione di Android, se riusciamo ad entrare nelle impostazioni. Scusate ma siamo in una posizione un po' scomoda, eccoci qui. La versione di Android è la 422 con il kernel in versione 3.4.0, quindi vi faccio vedere magari se c'è l'easter egg. Qui c'è questo 1, eccoci qui, Android 422, è il solito giochino della nuova versione di Android. Bene, ritorneremo con focus e video sempre qui dallo stand Sony con Z2 e tablet.